Amiche, amici di Rossini TV, siamo all'istituto Gerolamo Lanfranco a Gabicce Mare, alla scuola secondaria di primo grado, perché c'è una novità importante, ce l'andremo a far raccontare direttamente dalla dirigente e da alcuni insegnanti. La novità è l'opportunità che verrà offerta ai ragazzi dall'anno scolastico 2024-2025 di partecipare a un indirizzo musicale già direttamente da quelle che ai tempi miei si chiamavano le medie, adesso hanno cambiato nome, ma stiamo parlando di quella fascia d'età. Andiamo a saperne di più e andiamo a far scoprire qualcosa di più ai telespettatori di Rossini TV. Siamo con la dirigente, professoressa Simona Paolillo. Professoressa, è una giornata importante perché si dà avvio a una sorta di call, di chiamata ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori, per questa idea che avete avuto di dare un nuovo corso, un nuovo indirizzo alla vostra scuola media, la chiamiamo così, la possiamo chiamare così, certo, che è più semplice? Sì. Velocemente e facilmente, certo. Se no, secondaria di primo grado diventa un po' pesante. Esatto, certo. Invece la scuola media. Insomma, scuola media, sì. Il succo è che alle scuole medie, cioè a 11 anni, si può decidere di intraprendere un percorso formativo abbinando anche una parte importante legata alla musica, finalmente, aggiungo. Finalmente, sì, assolutamente. Questa è una richiesta che già era nata già da tempo e siamo riusciti finalmente a realizzarla quest'anno in vista delle prossime iscrizioni anno scolastico 24-25. Quindi abbiamo finalmente a Gabicce, sono veramente molto contenta di annunciarlo, finalmente l'indirizzo musicale. Quindi gli strumenti che la scuola propone e che i ragazzi possono scegliere serenamente e liberamente, due strumenti addirittura, quindi abbiamo pianoforte, chitarra, strumento a fiato e percussioni. I ragazzi amano la musica, noi questo lo sappiamo. I ragazzi ci chiedono appunto di essere ascoltati e di saper ascoltare, ma perché farlo sempre attraverso i soliti percorsi scolastici, quindi attraverso le discipline canoniche? No, i ragazzi hanno bisogno anche di ritmo, di energia, di fantasia e creatività che la musica appunto ci dona. E aiuta anche a star bene insieme, perché quando tutti quanti i ragazzi sono in grado di tenere appunto un brano musicale e di concertarsi fra di loro, questo dà loro molto armonia e inclusione anche. Quindi per il prossimo anno scolastico abbiamo finalmente quindi questa bella opportunità che l'ufficio scolastico regionale ci ha assegnati, e ancora adesso ringrazio perché hanno capito veramente l'esigenza del territorio. L'indirizzo è assolutamente gratuito, quindi ragazzi anche che non possono permettersi di frequentare una scuola privata di musica adesso lo possono fare. Coloro i quali magari vogliono anche approfittare appunto di suonare due strumenti lo possono anche fare. Quindi insomma, con Pesaro poi 2024, quest'anno veramente l'occasione è più che più unica che rara, perché ci possiamo veramente inserire in questo contesto di culturale che sta nascendo, che è appena sorto e che Mattarella appunto qui inaugurato a Pesaro, e i ragazzi potranno quindi accedere a questi percorsi musicali che permetterà loro di partecipare a concerti, a gare, di vedere il futuro finalmente diciamo più a lungo raggio, potersi iscrivere anche in prossimità della scuola superiore, no? All'indirizzo musicale direttamente, perché nascerà nel territorio di Pesaro anche una rete scolastica che sarà tenuta dal liceo Marconi, che aggancerà i ragazzi del territorio che hanno scelto quindi questo indirizzo senza che debbano poi accedere ad esami ulteriori, verranno serenamente, come dire, proprio inseriti in questi indirizzi che partono da noi il prossimo anno scolastico, ma che già musicale invece nel Marconi è presente sul territorio da tanto tempo. Quindi ne siamo contenti, sì. Allora, praticamente ha detto tutto, però adesso sfruttiamo lo strumento televisivo per entrare un po' nel dettaglio. Per cominciare, stiamo parlando dell'anno scolastico 2024-2025, quello, sì, che inizia a settembre. Sì. Allora qualcuno in questo momento riguarda il calendario e dice: ma perché me ne parlano adesso? Ne parliamo adesso perché c'è una scadenza importante. Certo, sì, sono in atto le iscrizioni, esatto, che scadono il 10 febbraio. E questo va sottolineato bene, il 10 febbraio scadono le iscrizioni ed è importante rispettare quella data nella scelta. Perché sottolineo questo aspetto? Perché è stata rilevata una sorta di titubanza un po' da parte dei genitori, ma ci sono delle ore in più da fare, che poi sono pochissime, sono 3 ore in più, ma ci sono delle ore in più da fare, cosa sarà il caso, non sarà il caso? Allora, chiariamo bene che la scadenza è importante, sì, per poter accedere, ma non è
irreversibile. No, assolutamente no. Certo, i ragazzi possono sempre, anche coloro i quali hanno scelto, che ne so, un altro indirizzo, quello ordinario, possono sempre cambiare e iscriversi quindi a quello musicale. E viceversa. E viceversa, assolutamente, certo. Le 3 ore settimanali sono ancora tutte da definire, quindi organizzare con i ragazzi stessi, quali, sappiamo bene, che hanno 1000 impegni, chi il pallone, chi magari alla danza, però sono assolutamente flessibili e da loro un'opzione in più, una scelta in più di poterci provare, quindi questo nuovo indirizzo che, ripeto, parte qui a Gabicce della scuola Lanfranco, anche Gradaro ovviamente, quindi i nostri ragazzi possono decidere se fare appunto uno strumento nuovo per coloro che cominciano da zero oppure proseguire. Non serve aver studiato mia musica, quindi coloro i quali non hanno mai visto uno strumento non è fattore, diciamo, che vieta loro appunto di iscriversi, ma si parte appunto da zero per scoprire i loro talenti. Io mi ricordo quando ero piccolo, per cui io devo fare uno sforzo di memoria molto, molto forte, no, perché sono passati molti anni, no. Che c'era il terribile flauto praticamente, no? C'era solo quello, e invece adesso qua si cambiano un po', certo, le carte. Assolutamente sì, abbiamo appunto il pianoforte, abbiamo strumenti a fiato, strumenti a percussioni, abbiamo anche la chitarra, e, insomma sono strumenti è ideale, molto... insomma è il momento ideale per approcciarsi, no? Stiamo parlando di undicenni, certo, che hanno appena finito le scuole, io continuo elementari, a chiamare elementari, okay. le primarie di secondo grado, va bene, e che a questo punto possono fare questa scelta. Che cosa comporta rispetto al percorso normale? Cioè io mi immagino genitore e dico vabbè, no, non voglio sapere niente, faccio il percorso normale, porto i miei ragazzi a scuola e basta. No, voglio fare anche l'indirizzo musicale. Che cosa comporta come difficoltà? Allora, lo studio della musica sarà uguale a quello degli altri, in orario mattutino, in orario curricolare, quindi le 2 ore le fanno tutti i ragazzi, va bene con i prof. In più sarebbero solo queste 3 ore pomeridiane, di cui 1 ora e mezza, quindi solo 2 pomeriggi, comunque flessibili, nel senso che ci possono essere impegni che possono essere spostati, quindi con i docenti di strumento che verranno poi assegnati a ciascun gruppo in base allo strumento che i ragazzi appunto sceglieranno. Cosa comporta? Comporta soltanto provarci, metterci passione e entusiasmo. Questa è l'unica difficoltà, tra virgolette, che dovranno appunto affrontare. Tra l'altro è vero che c'è un esame attitudinale, come noi sulla brochure abbiamo appunto individuato e segnato, ma saranno comunque guidati dai prof di musica per capire meglio qual è lo strumento che adatta a loro. La musica comunque favorisce anche la relazione con gli altri. Certo. Sono tanti già i progetti in essere nella scuola relativi appunto all'inclusione, al benessere, all'ascolto, però senza veramente un supporto didattico specifico si fa fatica poi veramente a realizzare quelle che sono poi le loro potenzialità, senza lo studio condiviso, quindi con i compagni, quindi per creare veramente empatia. L'empatia è l'elemento centrale. A scuola si viene sia ad imparare, ma si viene anche per star bene, e la musica aiuta. Io sono sicuro che siamo riusciti comunque diciamo, se non altro, far venire l'idea. Tecnicamente c'è un sito, il sito della scuola, sì, io sono andato a documentarmi, sono andato a vedere, è un sito fatto molto bene naturalmente, nel quale c'è proprio la sezione, e in questa sezione trovate il piano di studi, certo, come è giusto che sia, e la brochure scaricabile, la brochure che in ho questo qua momento adesso, sì, c'è qua e che potete vedere, la potete anche scaricare, stamparvela e guardarla con attenzione. Certo. Se qualcuno dei nostri telespettatori non fosse troppo avvezzo ad andare, eccetera, comunque può venire qua. Può venire qua a scuola a fare l'iscrizione, abbiamo una segreteria aperta e disponibile tutti i giorni, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, per effettuare iscrizioni appunto in presenza con il supporto appunto amministrativo. Per informazioni siamo sempre disponibili, quindi per dare loro le necessarie appunto delucidazioni possono sempre rivolgersi anche ai prof di musica per capire effettivamente diciamo come verrà effettuato lo studio e interfacciarsi direttamente con coloro i quali avranno quindi questo onore e quindi questa gioia appunto di aprire questo nuovo indirizzo. C'è un numero minimo che però è prossimo ad essere raggiunto, sì, mancano veramente certo, poche sì, unità. C'è anche un numero massimo?
numero massimo 27-30, però insomma sono distribuiti poi tra Gabicce e Gradara, quindi vari gruppetti, e massimo anche 29-30, no, quello è il limite per il primo anno, per la prima classe, ed è un bel numero, voglio dire. Ma al contempo non indugiate, questo che voglio dire, perché se poi indugiate arrivate 32esimi e dopo non si fa una selezione, poi vediamo qualche deroga, quindi per iscrivere comunque tutti. Pensiamoci, quando eravamo appunto studenti, eravamo ragazzi, adolescenti e preadolescenti, quanto la musica ci abbia aiutato in momenti difficili e che ci accompagna sempre nella vita. Ogni momento è a volte legato ad una canzone, ad una musica, e ci aiuta anche a mantenere saldi ricordi, quindi insomma cerchiamo di regalare anche ai ragazzi questa opportunità di staccarli dai social, dai telefonini e di dare loro in mano invece uno strumento musicale. Roberta Fabbri, insegnante di lettere. Allora uno dice: cosa c'entra con il discorso musicale? E invece c'entra per due motivi. Primo, perché ha avuto già un'esperienza in una scuola musicale, e anche secondo me perché, avendo parecchie ore, perché la materia di lettere ha parecchie ore, può raccontarci un po' quello che potrebbe essere il futuro sentimento degli studenti nei confronti di questo tema, di questo argomento musica, che tanto ci sta a cuore, tanto sta a cuore a tutti, ma che appunto dovrà stare a cuore ai ragazzi. Sì, intanto facciamo una precisazione: parliamo di musica, ma in realtà noi parliamo di quello che è una cultura generale. La musica appunto non deve essere vista come qualcosa di settoriale, di specifico, di riservato solo ad un gruppo. La musica è un linguaggio universale e proprio per questo motivo chiunque pratica, ma anche semplicemente ascolta musica o frequenta luoghi dove si pratica della buona musica, può vivere in prima persona una crescita. A me è capitata un'esperienza bellissima quando anni fa ho insegnato appunto per 2 anni in un istituto con un indirizzo musicale, e proprio si vedeva l'entusiasmo di questi ragazzi e come questi trasponessero le loro energie anche al di fuori delle lezioni e degli strumenti veri e propri. Si era creato un bel gruppo che poi faceva anche attività al di fuori dell'orario scolastico curricolare. Si era coeso maggiormente lo spirito di gruppo, che è quello un po' a cui miriamo anche noi insegnanti, dare ai ragazzi sempre nuovi stimoli per socializzare, per trovare degli spunti di crescita che siano positivi, che non siano momenti vuoti, adesso spezzo una lancia, lo sappiamo tutti, che non sia solo condividere dei giochi virtuali, come purtroppo molte volte sentiamo che accade. Appunto, suonare uno strumento è un arricchimento ed è una ricchezza per sempre. Fare parte di un gruppo musicale, quindi condividere questa propria passione con dei propri amici, con dei coetanei del gruppo, della classe, e magari trovare anche qualcuno di altre classi, perché no? Perché questo gruppo classe è un po' misto e comprende i ragazzi di varie sezioni. Può essere uno stimolo ulteriore a tirar fuori la parte più costruttiva, più creativa di sé, a dare il meglio che si può dare in quel periodo di particolare crescita. Parlando con i ragazzi che naturalmente in questo momento non stanno frequentando il corso perché ancora non è partito e non c'è, così la sensazione qual è? Vorrebbero ma non possono? Qualcuno ne parla? Nei confronti dello strumento e della musica in generale c'è un'attenzione anche al di là di quello che può essere l'ascolto, oppure diciamo che finché l'argomento non si stimola l'argomento non si conosce e si lascia da parte? Allora, come per tante altre esperienze, c'è curiosità e nello stesso tempo non si sa bene come tutto questo si materializzerà. Però è molto bello vedere questo fervore, questo fermento in atto nei ragazzi, perché come tutte le cose promesse, perché in questo momento è una bella prospettiva che gli si è aperta davanti, hanno tante aspettative e questo li stimola ancora di più. Ripeto, in questo momento particolare del loro sviluppo, della loro crescita, avere attività di crescita personale non può far altro che forgiare in maniera positiva la loro persona, può aiutarli a diventare delle persone anche più sensibili, perché chiaramente, essendo la musica un linguaggio universale,
è un linguaggio che non conosce limiti, non conosce barriere. Si dice che la musica possa permettere la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, proprio perché è qualcosa di talmente puro, astratto, che esula dai nostri limiti quotidiani, da non conoscere più ostacoli, più barriere. E quante volte è stato proposto di fare un bel concerto a livello anche internazionale. A me è capitata una bellissima esperienza, mi è capitato di sentire l'ensemble del concerto sinfonica Olimpia in inaugurazione di Pesaro Città della Cultura 2024 alla presenza del presidente Mattarella. E l'Olimpia è un'orchestra sinfonica composta da 50 elementi solo donne, quindi 50 donne che provengono da diversi stati europei e suonano tutte insieme, portando ognuna la propria esperienza culturale, la storia del proprio paese, sicuramente è un messaggio molto forte al giorno d'oggi e anche con quello che stiamo vivendo, al quale stiamo assistendo tutti quanti. Tanto, tanto annunciato, siamo arrivati finalmente a parlare con l'insegnante di musica. Ci dividiamo i compiti, io dico il nome Haig, sì. Il cognome invece è? Vosgerichian. Ecco, ci siamo divisi i compiti, avete capito perché, però adesso metteremo la scritta e voi avrete modo di vedere esattamente qual è nome e cognome del nostro insegnante, col quale abbiamo già fatto due chiacchiere prima, perché poi il tema in realtà è potente, il tema è l'importanza dell'insegnamento della musica nella scuola e non solo nella scuola che formerà musicisti e professionisti e professori, come può essere un conservatorio, come può essere un liceo, ma nella scuola, quella che continuiamo a chiamare la media, cioè la secondaria di primo grado. Prendere dei poco più che bambini, perché stiamo parlando di undicenni, e avvicinarli allo strumento e avvicinarli alla musica è un momento importante e delicato. Perché ci si è messi in testa di fare questo? Perché lo studio di uno strumento contribuisce in maniera significativa allo sviluppo completo dell'alunno. E stimola tantissime cose nell'alunno, la memoria, la precisione, anche la capacità di risolvere problemi quando studi musica. Approfondisci tanti dettagli che ti possono essere di aiuto nella vita quotidiana. E a parte anche ti insegna la responsabilità, la dedizione. E sono cose piccole ma sono importanti e si fa studiando in maniera accurata lo strumento musicale. Per cui in questo caso lo strumento diventa quasi un tramite per entrare in altri concetti, senza però dimenticare che poi quando è lì bisogna insegnare anche la tecnica. Per cui c'è il momento delicato in cui l'insegnante cerca di trasmettere le tecniche agli alunni e con in più la, tra virgolette, piccola, grande complicazione, ma anche il bello, tutto sommato l'abbiamo detto prima, anche nelle precedenti interviste, del suonare tutti insieme, no? Allora a questo punto però io faccio la domanda all'insegnante che diventa direttore d'orchestra: c'è mai un momento in cui ci si avvilisce perché qualcosa non sta inquadrando, non sta funzionando? Allora noi siamo nella scuola media, perciò dobbiamo pensare in maniera molto più semplice, non molto complicata. Anche al lato di difficoltà tecnica, no? Nello studio dello strumento o anche nel suonare insieme, già il fatto di suonare insieme, ascoltare l'altro, accettare anche gli errori degli altri e anche aspettare il momento che deve correggere questi errori, questo ascolto, questa pazienza, sono tutte crescita. Perciò sì, ci sono questi momenti, diciamo, di difficoltà anche da parte del docente, dove si trova in momenti di non dico rabbia, però ha voglia di arrivare a livelli, certo, sempre di più, però dobbiamo sempre partire dal semplice. Anche a livello tecnico, quando parliamo all'indirizzo musicale della scuola media, a livello tecnico non bisogna, diciamo, spaventare i genitori o anche gli alunni stessi, perché bisogna pensare alle cose in maniera veramente tranquilla. La cosa importante nello studio della musica è
trasmettere questa tranquillità agli alunni. E trasmettere questa tranquillità anche quando ci sono momenti difficili, le parti tecniche da risolvere. E si risolve piano piano, si cresce piano piano. E questa è l'idea che è importante trasmettere agli alunni e anche ai genitori, per non avere questa paura di oddio cosa dobbiamo fare e quante ore dobbiamo studiare al giorno, ecco. Nelle nostre lezioni, durante le ore di musica, quando facciamo strumento, di solito sono due alunni che entrano a fare questo lavoro individuale, lo chiamiamo. E, da una parte c'è un alunno in ascolto attivo e l'altro alunno che sta suonando. Allora, è già questa fase dell'ascolto attivo, ascoltare cosa sta facendo l'altro alunno, il compagno, è una crescita importante, perché lì puoi anche correggere gli errori senza magari l'aiuto dell'insegnante, perché ascolti quello che sta facendo il tuo compagno. È una fase di lavoro tecnico, di ascolto, di collaborazione. E poi c'è l'altra lezione di musica d'insieme, dove il divertimento non manca mai, perché lì veramente suonano tutti insieme, vari strumenti. È un arricchimento per gli alunni che fanno musica al mattino, che studiano tutti gli strumenti, storia della musica, e poi vanno lì e applicano quello che studiano, suonando vari compositori, sia vari periodi storici, no? Del barocco, musica anche moderna, musica che ascoltano oggigiorno. Perciò già questa diversità nel lavoro, sia individuale, ascoltando gli altri, musica d'insieme, ascoltando i vari strumenti, è veramente divertente, è unico veramente. Mi auguro che sia arrivata dai teleschermi l'espressione del professore e la luce negli occhi, perché questa luce che aveva è forse lo strumento migliore per convincere anche qualche genitore dubbioso della grande opportunità che viene offerta dall'Istituto Comprensivo Lanfranco ai nuovi iscritti, quelli che si iscriveranno all'anno scolastico 2024-25 e faranno il percorso, certo, di generale. 3 anni. Come la chiudiamo, professore? Guardi, ho preparato una... Concludo con le parole di Johann Sebastian Bach. Diciamola alla telecamera. Ecco, la musica è un dono e una grazia divina, un grande mistero della vita. La musica, quindi, non solo è un elemento educativo fondamentale, ma anche un dono prezioso che arricchisce la nostra esistenza. Decisamente una bellissima opportunità questa offerta dall'Istituto Comprensivo Gerolamo Lanfranco di Gabicce e di Gradara per tutti i ragazzi che devono iscriversi per l'anno scolastico 2024-2025, la possibilità di fare il percorso musicale. L'invito è, naturalmente l'avete sentito, a tutti i genitori: andate sul sito, cercate di scoprire, di approfondire, venite qua a scuola, ma non perdete questa opportunità di dare ai vostri figli e alle vostre figlie la possibilità di imparare a suonare, di imparare uno strumento, di imparare tutto quello che ha a che fare con la musica già da quell'età, perché quello è il momento giusto e questo è l'anno giusto.